Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come vedete ho cambiato sfondo, sono in casa nuova, quindi spero ovviamente che questo sfondo possa essere di vostro gradimento. Nel frattempo vi ricordo che se vi va potete anche seguirmi su Instagram. Ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Sono rimasta colpita da questo caso più che altro per le indagini, che a mio parere lasciano molto a desiderare. Questo è un aspetto che ci troviamo sbattuto in faccia in molte circostanze per i crimini italiani. Ma si sa, l'America è vasta ed è profondamente diversa. Oggi sono qui per raccontarvi questo caso perché alla fine di questo video voglio fare con voi una riflessione. Siamo a Harlan, nel Missouri. È un comune degli Stati Uniti d'America molto piccolo. Sta nella contea di Stone e la popolazione è di circa 200 abitanti. Quindi io la definirei una piccola comunità in cui tutti si conoscono. Nessuno escluso. Lo so che si dice molto spesso, tutti si conoscono, questa è una comunità molto tranquilla, non succede mai niente. Ma su Harley non c'è davvero molto da dire, se non che è una comunità molto tranquilla in cui tutti si conoscono e si vogliono bene come in una grande famiglia. Il tempo scorre normalmente, non si verificano grandi crimini ad Harley. Anzi, ce ne sono davvero pochi. Però poi arriva un giorno in cui tutto cambia. È il 29 novembre del 2006. Una comunità così piccola non gode la presenza di una centrale di polizia. Quindi, coloro che rispondono alle chiamate che arrivano da quell'area sono le autorità della contea di Stone, che dista circa 39 km da Harley. La polizia di Stone, la notte del 29 novembre 2006, riceve la chiamata di un uomo che afferma di essere stato colpito. Mormora. Due uomini bianchi. Tra i 20 e i 30 anni sono entrati in casa mia e mi hanno sparato alla testa. L'operatrice del 911 che risponde alla chiamata chiede immediatamente: ma sono ancora in casa? Secondo lei c'è ancora qualcuno lì? L'uomo mormora: no, no, non sono in casa. L'operatrice quindi continua: ok, mi sa dire quanti anni ha, me lo può dire per favore? L'uomo, con una voce flebile, risponde: ho 53 anni. L'operatrice insiste con le domande, col fine di non fargli perdere conoscenza. Quindi gli chiede nuovamente: dove l'hanno colpito? Me lo può ripetere? L'uomo balbetta: mi hanno colpito con una pistola, alla testa. L'operatrice ribatte: l'hanno colpita alla testa con un'arma da fuoco? L'uomo ribatte: sì, esatto, con una calibro 22 in realtà. Due o tre volte. A questo punto l'uomo con un lamento inizia a ripetere: chiamate un'ambulanza, in fretta, ho la nausea, vi prego, aiutatemi, aiutatemi, vi prego, aiutatemi. Poi aggiunge che non riesce assolutamente a respirare e infine mormora: sto per svenire. L'operatrice del 911 esclama: no, no, non svenga, cerchi di non addormentarsi e faccia dei respiri profondi con me. A questo punto l'unica cosa che l'operatrice riesce ad udire è l'uomo che si lamenta per il dolore. Non risponde più al telefono, non dice più una parola. Prima che qualcuno riesca ad intervenire passano ben 25 minuti. Ovviamente lo sceriffo deve controllare che in casa non ci sia nessuno che possa fare del male ai soccorritori prima di farli intervenire. Dopo aver controllato da cima a fondo la casa, lo sceriffo fa entrare i paramedici. La vittima, che di nome fa David Doolin, viene ritrovata sul pavimento del soggiorno in una pozza di sangue. Ormai è senza vita. Per terra ci sono schizzi di sangue dappertutto e che vanno in direzioni diverse, il che indica che di sicuro c'è stata una colluttazione. Sulla scena del crimine vengono ritrovati parecchi oggetti in disordine, ma soprattutto sul pavimento sono sparsi più pezzi di una protesi dentale, ossia di una dentiera. Gli investigatori notano che la vittima ha ancora dei denti veri e la dentiera parziale trovata sulla scena del crimine sembra appartenere proprio a lui. Ma ora, come al solito, facciamo un passo indietro. Chi è David? Ebbene, David nasce l'8 settembre del 1953 da Harold e Virginia Logan Dublin a Springfield, nel Massachusetts. Si diploma presso la Harley High School e poi, successivamente, presso una scuola tecnica di elettronica a Kansas City. Per molti anni lavora alla Texas Instrument a Dallas. Infine si sposta a Branson, una città nella contea di Ozark, nel Missouri, dove lavora per Applied Digital. David ama la musica. Suona la chitarra, suona il pianoforte ed è un compositore. È una persona molto creativa, piena di idee ed estremamente intelligente. Pensandoci però,
È strano che sia stato ucciso proprio David. Non ha alcun senso, David è un tipo tranquillo, riservato. Le persone sono solite chiamarlo il professore, è un uomo molto intelligente e colto. Inoltre, coloro che lo conoscono gli vogliono bene e lo rispettano. La chiamata al 911 fatta da David viene analizzata dai detective della contea di Stone. Quell'audio ha molti rumori in sottofondo, quindi risulta difficile capire le parole precise usate dalla vittima. Il detective quindi porta il file audio da un professionista per farlo ripulire e finalmente emergono dei dettagli che non erano stati notati prima. David infatti mormora all'operatrice del 911. Abbiamo lottato per la pistola, ho cercato di prenderla. L'operatrice ribatte. Ok, e sa dirmi chi ha sparato? David risponde. Sì, il ragazzo di una delle Abby. L'operatrice ribatte. Scusi, può ripetere? David insiste. Le ragazze Abby. David quindi afferma nella registrazione che uno dei colpevoli aveva detto di essere il fidanzato di una certa Abby. E questo è un indizio importantissimo per cercare la persona che aveva commesso il crimine. Ci sono davvero poche persone con il cognome Abby in zona per quanto riguarda l'area di Harley. David quindi, durante quella chiamata, stava puntando il dito contro tre persone ben distinte. Paula Abby o le sue due figlie, Christy e Candy. Harley era per lo più popolata da due tipi di persone. I fattori che lavoravano duramente, soprattutto mungitori, e poi c'erano coloro che di faticare proprio non ne avevano voglia. Di conseguenza cercavano altri modi per guadagnare soldi. A volte però trovavano il modo sbagliato per sopravvivere. Di conseguenza commettevano furti o piccoli crimini. O ancora smerciavano cose non troppo legali. Apprendere la notizia per la famiglia di David è un vero e proprio shock. La parte peggiore per loro è non sapere cosa sia successo veramente. Inizialmente sanno solo che David non c'è più e che di mezzo c'è una pistola. Nient'altro. Gli agenti apprendono che Paula era andata a casa di David in diverse occasioni e in giro circolava la voce che i due, molto probabilmente, avevano avuto una relazione o comunque si erano frequentati. Nel periodo in cui è avvenuto l'omicidio, Paula sta uscendo con un uomo di nome Mark Meyers. Gli investigatori in effetti cercano il fidanzato di una delle Abby, quindi Mark Meyers diventa ufficialmente un sospettato. David in effetti viveva su una collina, molto vicino alla roulotte in cui viveva Paula. L'uomo però, durante la chiamata al 911, è stato molto preciso. Ha detto che i due uomini erano tra i 20 e i 30 anni, mentre Mark aveva oltre 40 anni. Per di più conduceva anche una vita alquanto sregolata, quindi assomigliava più a un cinquantenne che a un quarantenne. Insomma, David non poteva essersi confuso, era stato troppo preciso. Mark Meyers viene indagato. Poi gli investigatori prendono la saggia decisione di parlare sia con lui che con Paula. Alla fine i due sostenevano di non sapere assolutamente niente del crimine. A questo punto le indagini si indirizzano verso le figlie di Paula e la prima ad essere interrogata è Candy. Un investigatore dice a Candy: ascoltami Candy, sarò sincero, voglio chiudere il caso e voglio che l'assassino finisca in prigione. Candy ribatte perplessa: sì, ma non capisco come posso esserle utile, comunque farò quel che posso. L'investigatore chiede: vuoi sentire la registrazione e come ha descritto le persone? Candy ribatte: le descrizioni sì, potrebbero essermi utili. L'investigatore quindi fa sentire la registrazione a Candy e si sente chiaramente, come già sapete, David dire: era il fidanzato di uno delle Abby, le ragazze Abby, di Harley. Il detective dice a Candy: all'inizio pensavamo a tua madre, poi abbiamo pensato che anche tu eri una Abby. Candy è sposata con un uomo di nome Tim Seaman. Ebbene, l'uomo non aveva mai avuto un lavoro. Questo però non lo rende colpevole di un omicidio. Candy infine dice all'investigatore: beh, posso dirle con assoluta certezza che non sono stata io. E credo in ugual modo che né mia madre né mia sorella fossero presenti. L'ufficio dello sceriffo dunque non è riuscito ad ottenere nessuna informazione utile da parte di Candy. E in questo momento tutte le persone di cui sospettano hanno un alibi di ferro. Insomma, sembrano condurre una vita normale. Infatti il giorno dopo l'omicidio, ossia il 30 novembre, tutti si sono alzati normalmente e sono andati a lavorare. Hanno trascorso la giornata come sempre. Non è successo niente fuori dal comune. Christy Abby, la sorella di Candy, è sposata con un uomo di nome Leo Connelly. Anche lui di conseguenza diventa un sospettato. C'è da sottolineare che in effetti ha avuto qualche problemuccio con la legge. Aveva commesso alcuni reati minori, qualche rissa e guida in stato di ebbrezza. Insomma, era davvero un personaggio particolare. Era un uomo un po' grezzo, aveva un modo di fare un po' rude e insomma si capiva che proprio non era il caso di irritarlo.
A prescindere da ciò, la polizia lo convoca per un interrogatorio. L'investigatore inizia dicendo immediatamente: «Credo che tu sappia perché ti abbiamo chiamato. Non è un segreto che al momento stiamo investigando sulla morte di David Doolin ed è saltato fuori il tuo nome». Leo dice chiaramente di essere molto nervoso. Quindi l'investigatore ribatte dicendo: «E perché sei nervoso?» L'uomo ribatte: «Beh, accidenti, un uomo è stato ucciso e voi mi state interrogando. Lei non lo sarebbe?» L'investigatore risponde con tono pacato: «Beh, sì, ma continui a fare i respiri profondi e hai guardato l'orologio 7 volte da quando sei entrato qui». Leo ribatte agitato: «Sentite, così non mi va affatto bene, non ho nulla da nascondere e se continuate così dovrò chiamare un avvocato». L'investigatore ribatte: «No, no, senti, rilassati». Leo continua: «Non mi state addosso, ok? Non dovete starmi addosso». A questo punto l'investigatore, in un modo molto pacato, gli chiede come ha passato la serata del 29 novembre 2006. Leo risponde che era rimasto a casa a guardare la televisione con Christy, sua moglie, e poi si erano coricati insieme. A questo punto si aggiunge un'altra persona, perché quella notte a casa di Christy c'era anche il fratellastro, sia di Candy che di Christy, un ragazzo di 18 anni di nome Zach Stewart. In quel periodo viveva lì, quindi aveva passato lì anche la notte. Gli investigatori iniziano a nutrire dei dubbi su di lui, siccome Leo è sposato con Christy Ebi e David aveva detto di essere stato aggredito da 2 uomini tra i 20 e i 30 anni, Zach Stewart diventa un sospettato. Steve, il padre di Zach, sostiene che in effetti Christy gli aveva confidato che era preoccupata per il fratello, perché stava frequentando un vecchio eremita di Harley. Steve all'epoca aveva dato poco peso a questa notizia, ma quando David è stato ucciso, il suo istinto gli ha detto che Zach, o qualcuno con cui il ragazzo aveva dei rapporti, poteva sapere qualcosa sull'omicidio. Il caso di David comporta più lavoro di un caso normale. Ci sono troppi vicoli ciechi, piste sbagliate e in più ci sono tante persone da interrogare. La maggior parte delle prove sono state prelevate, imbustate ed etichettate la stessa notte dell'omicidio. Il problema è che quelle prove non sono mai state analizzate attentamente, in quanto gli investigatori si sono concentrati principalmente sulla chiamata di David al 911. Sembrava che in quella registrazione ci fossero diversi indizi. A questo punto iniziano a girare molte chiacchiere su alcune persone che potevano essere coinvolte, soprattutto dopo che la gente è venuta a sapere che l'omicidio potrebbe essere collegato a uno dei mariti delle Abby. Leo, dopo circa 4 mesi dall'inizio delle indagini, diventa il sospettato principale. Subito dopo arriva Zach, il fratellastro di Christy e di Candy. Steve, il padre di Zach, ma non il padre naturale, racconta che secondo lui tutto ha avuto inizio il 4 novembre del 1999, quando Zach è andato a vivere con la famiglia di Steve. Ecco perché è il fratellastro di Christy e di Candy. Sua madre biologica era Paola. Quando Zach era piccolo e stava solo con Paola, a volte si doveva svegliare nel bel mezzo della notte perché stava arrivando la polizia a casa sua. Più la famiglia di Steve ha imparato a conoscere Zach, più si è resa conto di quanto avesse avuto un'infanzia difficile. Aveva vissuto situazioni terribili e aveva sempre problemi, sia a casa che a scuola. Quando ha compiuto 17 anni ha deciso di andare via per andare a convivere con la sua sorellastra Christy. Zach a questo punto viene interrogato dagli investigatori, ma stando alle sue parole neanche lui si è mai spostato da casa di Christy. Non ha visto niente di strano, ma di certo non può essere sicuro che Leo sia sempre stato in casa tutta la notte. Lui stava dormendo. A questo punto salta fuori un'altra persona, ossia Alicia Kimberling, una cugina di Leo che chiede alla polizia se può parlare con loro. Pensa di potergli schiarire un po' di più le idee. La donna è già in carcere per un crimine non correlato e il 15 marzo del 2007 viene interrogata dagli investigatori. La donna, Alicia, sostiene di aver visto la notte dell'omicidio, ossia il 29 novembre 2006, Zach Stewart e Leo su un'auto bianca su Tinken Hollow Lane, ossia la strada in cui viveva David. Sostiene di aver visto chiaramente Leo coperto di sangue e Zach con una pistola in grembo. Alicia quindi ha chiesto a Leo: «Non avrete ucciso quel vecchio, vero?» Il ragazzo gli ha risposto: «Ho solamente sistemato le cose, Alicia, non ti preoccupare». Una volta che Alicia ha puntato il dito contro Zach e Leo, dicendo che si trovavano lì la notte in cui è stato commesso il crimine, la polizia ha accusato entrambi gli uomini per l'omicidio di David Doolin. C'è però un problema: non c'è alcuna prova forense contro Leo.
Avevano già perquisito la sua casa, la sua macchina, avevano preso tutte le sue cose mandandole al laboratorio, ma il tutto è stato inutile perché non hanno trovato niente. L'unica prova che avevano contro Leo erano le parole di Alicia Kimberling. Durante la fase preliminare i detective provano a richiedere la deposizione di Alicia, ma sono costretti a far cadere le accuse per mancanza di prove. Leo Connelly quindi viene rilasciato e le accuse su di lui vengono fatte cadere. Zack invece viene trattenuto, in quanto il suo compagno di cella sostiene che gli ha confessato di aver commesso un crimine. Victor Parker, il compagno di cella di Zack, viene dunque interrogato. Il ragazzo sostiene che Zack gli ha confidato di essere andato a casa di David Dooley per derubarlo, però alla fine gli aveva sparato 2 o 3 volte in testa. Ma non è finita qui. Victor dice anche che grazie a Zack sa il tipo di arma che è stata usata per commettere l'omicidio, una pistola calibro 22. Il detective a questo punto interroga di nuovo Zack, dice al ragazzo che sa che è coinvolto nell'omicidio e che ci sono state delle soffiate che gli permettono di condannarlo per quel crimine. Zack ribatte al detective: io non ho mai messo piede in quella casa, non potete dimostrarlo perché io lì non c'ero. Il detective continua sicuro: oh sì che posso e lo farò, credimi. Zack fa spallucce e dice: bene, ci provi. Ahimè, nonostante Zack urli la sua innocenza, viene accusato di omicidio e il 25 marzo del 2008 inizia il processo. Durante il processo l'accusa afferra i vestiti di David e il suo cappello, affermando queste parole: questo è il berretto del signor David Doolin, ci sono i fori dei proiettili. A questo punto una delle sorelle di David, presente in tribunale, si alza dicendo: no, mio fratello non ha mai utilizzato cappelli da baseball. Tutta la famiglia concorda che David non poteva essere stato ucciso con un cappello da baseball in testa. Lui proprio non li indossava, ha sempre avuto uno stile in un certo senso unico. David infatti ha sempre amato indossare i fedora. A questo punto la famiglia scrive un biglietto che consegna alla segretaria, la quale lo recapita al pubblico ministero. Così fermano il processo per far analizzare quel cappello da baseball alla scientifica. Il processo riprende 3 giorni dopo e in effetti dichiarano che il DNA sul berretto non appartiene né a Zack né a Leo. All'interno di quel cappello da baseball quindi sono stati trovati 2 profili maschili sconosciuti. Il cappello che David non aveva mai indossato prima, quindi quello da baseball, apparteneva sicuramente ad uno dei 2 assassini? Hanno accusato e condannato la persona sbagliata? Da una prima analisi risulta che il DNA sul cappello appartiene a Tim Seaman. Le uniche prove che gli investigatori hanno sono la testimonianza di Alicia, la registrazione della chiamata al 911 in cui David Doolin ha descritto i 2 colpevoli come 2 uomini bianchi tra i 20 e i 30 anni e la testimonianza di Victor, secondo cui Zack aveva in effetti confessato l'omicidio. A marzo del 2008 Zack Stewart viene condannato per l'omicidio di David Doolin. La pena consiste nell'ergastolo senza condizionale, nonostante il DNA sul cappello non appartenesse a lui. Malgrado la condanna, il padre di Zack, Steve, non è assolutamente convinto della colpevolezza del ragazzo. Così il padre di Zack e il padre di Leo si mettono in contatto tra di loro. Il fine è quello di dimostrare l'innocenza di Zack. Una delle prove che ad esempio non hanno il minimo senso sono i pezzi di dentiera sparsi per la stanza. Notano tanti pezzi di protesi. Ebbene, quelle protesi non potevano appartenere ad una sola persona. David aveva solo una protesi parziale, quindi uno degli assassini portava la dentiera. A questo punto i 2 uomini si recano alla centrale di polizia per mettere in evidenza questo particolare. Finalmente i detective, un anno dopo l'omicidio, fanno analizzare quelle protesi e il DNA estratto da quella dentiera corrisponde a quello di un uomo di nome John Mills. Ma chi è ora questo John? Ebbene, John era il migliore amico di Tim Seaman, il marito di Candy. Spesso passavano tanto tempo assieme nella roulotte di John. Improvvisamente ecco che compaiono 2 DNA sulla scena del crimine. Zack quindi era accusato di un omicidio che non solo non aveva mai commesso, ma era anche accusato dell'omicidio di una persona che non conosceva. Zack non aveva la minima idea di chi fosse David Doolin. Era innocente ma era stato condannato all'ergastolo, senza condizionale, a soli 18 anni. Arriviamo alla primavera del 2008, sono passati ben 2 anni dall'omicidio di David Doolin e 1 anno dalla condanna di Zack Stewart. Bob Folk, un investigatore privato, sta provando disperatamente a raccogliere delle prove sufficienti per far uscire di prigione Zack. Durante il processo è stato tirato in causa il cappello trovato sulla scena del crimine a casa di David Doolin e si è deciso di mandarlo al laboratorio per effettuare un test del DNA. Se ricorderete, non c'era riscontro col DNA di Zack
o di Leo. Non c'era corrispondenza, mentre invece la corrispondenza c'era col DNA di Tim Seaman. E qui nasce un problema. Se ricordate, gli investigatori avevano interrogato la moglie di Tim, ossia Candy Abbey, ma non hanno mai interrogato Tim Seaman, nonostante Candy non gli avesse neanche fornito un alibi. La donna, infatti, ha detto testuali parole all'investigatore. Beh, posso dirle con un'assoluta certezza che non sono stata io e credo in egual modo che né mia madre né mia sorella fossero presenti. Non ha detto nulla riguardo suo marito, bensì riguardo sua sorella e sua madre. Nonostante ciò, i detective non hanno mai interrogato Tim Seaman, neanche quando durante il processo è emerso il suo DNA sul cappello da baseball presente sulla scena del crimine. Perdonatemi, ma trovo tutto ciò alquanto assurdo. Il padre di Leo, appena sentito il nome di Tim Seaman, ha immaginato immediatamente chi altro potesse essere coinvolto: John Mills. I due erano molto amici e quest'ultimo viveva in una casa mobile. Tim spesso andava da lui, si frequentavano, stavano sempre insieme. Quindi se Tim era andato da David Doolin, doveva esserci anche John. I detective della contea di Stone si rendono conto di avere nuove prove sulle protesi e nuove prove sul cappello che corrispondono a Tim Seaman. È una svolta decisiva perché quegli indizi dimostrano che John Mills e Tim Seaman sono coinvolti nel delitto di David Doolin, avvenuto ormai anni prima. A questo punto la polizia si rende conto di aver commesso un errore tremendo, quindi fanno di tutto per riportare l'attenzione sul caso di David Doolin. Iniziano una vera e propria campagna per cercare di sensibilizzare la gente su questa situazione. Fanno interviste alla radio, in televisione, e alla fine riescono a sottoporre il caso alla Corte Suprema. Quindi a Zack viene concesso un nuovo processo. Alicia Kimberling e Victor Parker non sono mai stati accusati di falsa testimonianza, nonostante abbiano mentito. Nel novembre del 2010 Zack finalmente viene rilasciato. Il 21 dicembre del 2010 Tim Seaman viene processato per l'omicidio di David. John Mills nel frattempo ha accettato un accordo di immunità. Avrebbe dovuto scontare solo 7 anni se avesse testimoniato contro il suo ormai ex amico. Ed è quello che fa. John testimonia contro Leo. John dice chiaramente che il 29 novembre sono andati a casa di David per derubarlo, in quanto sapevano che aveva parecchi oggetti di valore come chitarre o armi da fuoco. Quella sera dunque i due si sono presentati a casa di David, John ha bussato e David ha aperto e ha accolto volentieri in casa quei due ragazzi, facendoli accomodare sul divano. A questo punto, di colpo, John ha estratto una pistola e ha colpito David. David, nonostante il colpo, si è poi rialzato in piedi. John lo ha strattonato, ma David si è difeso, quindi hanno iniziato a lottare. A questo punto Tim ha sentito esplodere altrettanti spari. John alla fine si è rialzato e Tim gli ha detto che sarebbe stato meglio sparire alla svelta. Dunque alla fine non hanno commesso nessun furto. Tim sostiene di non essersi reso conto di cosa fosse successo fino ad un'ora dopo. Ad oggi crede che colui che è stato più danneggiato da questa storia sia Zack, perché è stato accusato ingiustamente e non avevano nulla contro di lui. Di conseguenza il trattamento che gli hanno riservato è stato ingiusto. Tim dice che vorrebbe tornare indietro per cambiare le cose, ma non può farci nulla, non c'è rimedio a tutto questo. In seguito viene anche confermato che l'assassino materiale è John. Il punto è che John Mills davvero è stato condannato e poi rilasciato dopo 7 anni, mentre Tim Seaman è stato condannato a 21 anni di carcere. L'assassino materiale, dunque, scorrazza libero dove gli va dal 2017. Alla fine Zack non è riuscito a superare quegli anni terribili vissuti dietro le sbarre. È stato condannato a soli 18 anni e appena uscito dal carcere si è manifestato un disturbo post-traumatico che non è mai riuscito a superare. Ha vissuto un'esperienza che purtroppo la sua testa non è riuscita a sopportare e infatti pochi anni dopo purtroppo si è suicidato in piccolo. Sì. Questo caso mi ha in effetti fatto molto riflettere. Quanto può essere pesante un errore del genere per la mente di un ragazzo di appena 18 anni? Ma soprattutto, perché i due testimoni che si sono fatti avanti non sono stati accusati per falsa testimonianza? È davvero triste perché questo caso, se ci riflettiamo, ha colpito diverse famiglie. Mi sembra, ed è una mia percezione, che la polizia si sia concentrata troppo su Zack e Leo, dimenticandosi anche di eseguire un interrogatorio fondamentale, ossia quello a Tim Seaman, che poi alla fine si è pure rivelato colpevole. Altra cosa che mi hanno lasciato davvero perplessa è il come hanno trattato le prove. Non si sono resi conto che sulla scena del crimine c'erano delle parti di dentiera decisamente troppo numerose per formarne solo una? Sarebbe davvero bastato analizzare
meglio la scena del crimine, ma soprattutto i reperti al posto di impacchettarli e lasciarli in uno scatolone a prender polvere. Secondo me, se avessero investigato a 360 gradi, non avrebbero fatto degli errori così grossolani. Ma ora vorrei sapere qual è la vostra opinione in merito. Scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti. Conoscevate questo caso? Io ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi. Ciao ragazzi, ciao ragazze.